Questo mirabile progetto di Fiamme Oro coniuga ancora una volta le due mission o delle tante che ha lo sport: avviare allo sport, far crescere bene i ragazzi, fare un'operazione che ha una ricaduta sul sociale. Il Centro Nazionale Fiamme Oro della Polizia di Stato, settore atletica leggera, ha presentato il progetto Scintille Oro, Accendiamo il Futuro, un'iniziativa che punta a realizzare una serie di eventi che hanno come filo conduttore la crescita delle nuove generazioni. In concreto, i ragazzi saranno condotti per mano attraverso una serie di eventi in cui potranno allenarsi ma anche conoscere da vicino i campioni dello sport che vestono la maglia delle Fiamme Oro. Vogliamo parlare attraverso i nostri testimonial, che sono i nostri campioni olimpici, che sono gli atleti delle Fiamme Oro. E quindi in ogni evento di questo grande progetto vogliamo far parlare proprio i giovani e raccontare dai campioni le esperienze e le difficoltà che sono stati capaci di superare. Si parte il 1° agosto a Cortina con le medaglie Tamberi e Jacobs, un convegno in cui saranno presenti altri atleti olimpici che potranno raccontare le loro storie a quasi 200 ragazzi che nel pomeriggio faranno le loro attività nella pista di atletica di Cortina. Alla conferenza stampa presente l'atleta delle Fiamme Oro Mattia Furlani, primatista nazionale under 20 di salto in lungo, campione europeo under 18 in carica. Diciamo che ho voluto trasmettere anche ciò che è la mia scintilla, appunto, per scatenarne un'altra ai ragazzi, appunto, che mi seguono, e spero che di aver trasmesso qualcosa, appunto, per gli spettatori oggi. Sono figlio d'arte, quindi la mia passione per l'atletica, diciamo che è nata in campo, poi soprattutto anche con mia sorella, che anche lei fa parte delle Fiamme Oro, Erika. Una scintilla pronta a diventare fiamma.